Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video a tema Cookie Run Kingdom. Nel Regno Biscottoso ci sono delle novità dovute ad un aggiornamento che si è svolto qualche giorno fa a tema Halloween. Oltre ad aver implementato un piccolo frammento di storia, una nuova struttura da mettere nella nostra isola e un nuovo personaggio del quale parleremo dopo, è stata introdotta un'altra tipologia di gacha all'interno del gioco, che è la chicca di questo aggiornamento. Sono i costumes, ossia le skin, che in questo gioco a quanto pare non vanno shoppate con il cash, ma bensì si possono ottenere pullandole con questa specifica valuta, che sono questi cubetti arcobaleno. Ne ho già ottenuta qualcuna, ma al massimo faremo un video apposito in cui ne polleremo alcune. Purtroppo la valuta non si farma facilmente come le gemme, che invece, come potete vedere, ne ho 32.000 che sono pronte per essere pullate in questo video. Tant'è che questo sarà un altro video pull in cui pulliamo 30.000 gemme, quindi un totale di 10 multi nel banner nuovo per cercare di prendere il nuovo personaggio, o meglio, che abbiamo già preso il nuovo personaggio, ma noi cerchiamo appunto di potenziarlo, che è Pumpkin Pie Cookie, che è carinissima e dolcissima e anche molto forte, quindi sono contenta di provare assolutamente a prenderla. Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per sapere quando sono i prossimi video, sia a tema Cookie Run che di Genshin che degli altri giochi, e adesso passiamo a pullare. Come vi dicevo poco fa, è arrivata Pumpkin Pie Cookie, un nuovo personaggio nel mondo dei biscottini, super carina e adorabile nel concept design, ma è anche molto forte. Per questo voglio cercare di promuoverla almeno a una stella, se riusciamo a due sarebbe proprio la vittoria di questo video. Ad ogni modo abbiamo 30.000 gemme, sono 10 multi, quindi direi di non indugiare oltre. Spero come sempre di trovare, possibilmente, dei frammenti o copie dei personaggi che utilizzo nel mio team, poi se mi vogliono dare un leggendario o un personaggio Ancient, io di certo non mi lamento. Comunque le pulleremo tutte su questo banner, quindi direi di partire e di non trangugiare dell'altro, che è il momento di pullare nuove multi nel banner di Pumpkin Pie Cookie. Andiamo con la prima e speriamo che almeno una copia della signorina ci arrivi. Ok, multi da epico. Quando compaiono i personaggi questi, ormai ho imparato. Partiamo subito con una multi da epico. La cosa si fa subito interessante. Vediamo un po' chi ci raggiunge. Sono super curiosa. Dai, datemi qualcuno che mi serve. Uno dei personaggi che utilizzo, o se no, Pumpkin Pie, che siamo qui per lei. Vediamo un po'. Allora, andiamo avanti. Quando ci sono i personaggi, ovviamente non ci interessano. Due copie di Malasus, che non è male. Altri personaggi comuni. Qui c'è un raro. Ok, una multa interessante. Ci sono un sacco di cosine. Ok, andiamo avanti al raro. Frammenti di raro. Altri frammenti di raro. Un frammento tristissimo. Quando danno un frammento è sempre triste. Gingerbread, che ho già maxato a 5 stelle ormai. Blackberry. Ah, era l'ultimo. L'epico era l'ultimo della multi. Eccolo qua. Mi sa che è Fig Cookie? Sì, Fig Cookie. Ok. Non l'avevo più ritrovato. Prima lo usavo molto, quindi comunque l'ho già un po' potenziato. Bene, bene. Non è uno di quelli che sto utilizzando in questo momento, ma è comunque un PG che ho utilizzato. Quindi diciamo non è allo zero in questo momento. Quindi se decidessi di usarlo in un secondo team, posso promuoverlo, il che è molto positivo. Andiamo avanti con la seconda multi. Ok, questa penso sia Scam. Multi Scam che ci attende. Esatto, quindi andiamo a skippare subito e vediamo velocemente cosa c'è all'interno. Può sempre esserci qualche frammento di epico anche della nostra Pumpkin. Quindi vediamo un po'. Ci sono soltanto frammenti rari. Un comune. Ancora frammenti rari. Un biscotto comune. Ci devono dare almeno un biscotto raro, dato che la multi era una multi rara. Frammenti epici, tre frammenti epici di Pumpkin, ottimo, sono 8 di 20, mi avete visto, quindi comunque anche andando di tre frammenti alla volta non sarebbe male. Un'altra Cherry, che a me piace tanto, quindi sono contenta. Tra l'altro gli ho dato un costume, come vedete è mezza bruciacchiata. Ho trovato la sua skin bruciacchiata. Va bene, andiamo avanti con la terza multi, incrociamo le dita, sempre Scam, ok, niente. Incrociare le dita non funziona, dobbiamo utilizzare niente. Ritiro tutto. Ritiro tutto. Pensavo fosse Scam, invece no. Non è Scam. Vediamo un po'. Ok, seconda multi con un epico, terza multi totale. Vediamo un pochino che cosa ci danno a questo giro. Speriamo sia Pumpkin. Un frammento di Pumpkin ce l'hanno dato comunque. Il contentino lo abbiamo anche a questo giro. Ok. Altri due frammenti di Pumpkin, quindi contentini su contentini. Possono darci anche un altro personaggio ora se vogliono.
Vediamo un po'. No, Wizard, ne abbiamo 200.000. Tre frammenti di Tiger Lily che mi manca. Quindi è un PG che mi manca. Mi mancano soltanto gli ultimi 5 frammenti. Ed eccoci qua con il personaggio epico della multi. Sì, 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 l'abbiamo trovata, l'abbiamo ritrovata, quindi la possiamo promuovere. Ma guarda quanto è bella. Mi piace proprio tanto. Fatemi sapere poi cosa ne pensate voi, se l'avete pullata, se la vorreste, è dolcissima. E quindi la possiamo promuovere di uno. Ma noi continuiamo a pullare. Guardate, un frammento, due frammenti e poi lei. E poi comunque anche frammenti di Tiger Lily che non ho, quindi... Ottima, questa multi mi è piaciuta tanto. Andiamo con la prossima. Di nuovo multi con un epico? Non dico niente, non dico niente. Su 4 multi, 3 con un epico. Probabilmente poi non ne troverò più nelle prossime. Però intanto in queste andate bene. Le prossime saranno scam probabilmente. Andiamo, andiamo. Chissà se è un'altra Pumpkin Pie. La promuoviamo al 5 subito. Frammenti di Pumpkin Pie. Perfetto, ottimo. Tre frammenti di espresso che mi servono tantissimo. Oh mio Dio, sono già contentissima. Sono già contentissima per questa multi. Dato che espresso è entrato ufficialmente al posto di Phil Cookie nel mio sim. Ottimo. PG raro. Gumball, mai utilizzato. Per ora ancora risulta essere inutilizzato. Personaggio epico. Non è epico! Oddio! Posso promuovere Vanilla? Oh mio Dio, non ci sto credendo! Ho ritrovato Vanilla, lo posso promuovere. Oh my God! No, ragazzi, non ci sto credendo! Non ci sto credendo in questo momento e non siamo in live, quindi non posso parlare con voi in questo momento in live, ma... So già che scriveranno tutti hashtag sculomaui dopo questa multi, ma... Mamma mia, mamma mia, andiamo avanti, ne abbiamo ancora un po' di multi. Ora ci becchiamo lo scam per forza, ragazzi. Ok, questo è raro, andiamo avanti. Oh mio Dio, un altro Pure Vanilla! Potevano darmi Oliberry, almeno mi mancava. Però promuovere gli Ancient è impossibile. Oh sì, Pumpkin, ottimo. Quindi promuovere Pure Vanilla sarà bellissimo, perché non pensavo di ce l'avrei mai fatta. Ok, Puzzle Mushroom, che è molto forte, ragazzi, molto forte. Basta Angel Cookie, ti ho anche te da promuovere a 5. No, ragazzi, vi giuro, non ci sto credendo. Basta Angel, ho appena detto di andartene. Mamma mia. Altri frammenti di Pumpkin. Per ora queste multi sono andate benissimo, ci sta che questa sia scam. Ho avuto 4 multi, no, su 5 multi, 3 con l'epico, anzi 2 con l'epico e una con l'Ancient. No vabbè, sono senza parole. Ok, altra multi scam, quando ci sono il maghetto laterale so che è scam a prescindere. Ma ci sta. Speriamo soltanto in qualche frammento comunque epico che ci può servire. Se vogliono darci anche qualche frammento del leggendario degli antichi, non ci dispiaciamo, perché succede anche quello. Raramente, ma succede, quindi never say never, no? Noi continuiamo a insistere. Questo ce l'ho maxato, come vedete. Ginger Brave ormai è maxato. Inizierò a maxare anche Angel Cookie e gli altri. Ok, questa forse è proprio scam scam. Non c'è nemmeno un personaggio epico. Si deve ricaricare dopo averci dato Pure Vanilla. Non ci sto credendo, ragazzi. Vi giuro, sono ancora ferma alla multi di Pure Vanilla. Ok, personaggio raro della multi, vediamo un po'. Alchemist Cookie, perfetto. Va bene, questa era la multi scam per eccellenza. Ma dopo la multi scam io mi sento una super multi. Non dico niente, prima ci ha portato fortuna questa combinazione. Esatto, ci ha portato fortuna prima questa combinazione. Quindi... Ok, personaggio epico. Andiamo. Un'altra Pumpkin, un espresso, una latte, un Moon Rabbit mi servirebbe anche. Andiamo, anche Raspberry, sono i personaggi del mio team loro, insieme a Pure Vanilla ovviamente. Come potete ben immaginare, l'Ancient fa parte già del team. Ok, andiamo.
Scam, eh? Abbastanza scam. Però c'è un epico. Scam ma con l'epico. Quindi non è del tutto scam perché c'è questo personaggio qua. Ok. Yes! Un'altra copia. Forse la possiamo addirittura promuovere a 2 stelle. Forse ci riesco. Che bello! Sì, dovrei riuscirci. Dovrei assolutamente riuscirci. Meno male. Meno male, promuoveremo un sacco Pumpkin. Sono molto contenta di utilizzarla anche per invertirla ad altri personaggi per fare nuove sinergie. Quindi, bene, benissimo. Ok, ragazzi, ci mancano 3 multi. Io sono già appostosi, però mai dire mai. Questa non dico niente. Secondo me quando c'è questa animazione scam, ma molto spesso non lo è. A suo giro è raro. Oh sì, altri 2 espresso. Mamma mia, datemi gli ultimi 5, ve ne prego. Ho bisogno di altri espresso. Ne ho proprio bisogno. Ok. Un Madeleine. Esatto, Madeleine ce l'ho ma non lo uso. Però è un ottimo tank, ragazzi. Se avete trovato Madeleine, vi consiglio di utilizzarlo in frontline. Ok, pancake. Frammenti di Pumpkin. Ormai siamo quasi a 60 frammenti. Quindi sì, la promozione alle 2 stelle è assicurata. Alle 3 purtroppo no. Però l'evento dura ancora un po' di tempo. Abbiamo ancora esattamente 14 giorni, 2 settimane. Andiamo con un'altra multi. Poi abbiamo l'ultima. Ok, sempre questa animazione al limite fra lo scam e il no. Rara. Ok. Vabbè, direi che possiamo accontentarci. Mi immagino non vogliano darmi più niente, ma come biasimarli? Trovarsi così pure vanilla. Non ero proprio pronta, ragazzi. Ok. Oh, 3 di Tweezly. Anche Tweezly l'ho ascesa, insomma. Pumpkin, ottimo. Sono già contenta. Non sono multiscam quando ci sono i frammenti dei personaggi che mi interessano. Ok. Ninja. Personaggio raro della multi. Devil Cookie, perfetto. Altri di questi abbiamo 200.000. Ok, questi sono molto utili. E ultimissima multi, so che manca pochino per un'altra, ma ormai a sto punto non la farmo direttamente per il prossimo video pool. Andiamo con l'ultima multi, ci date un ultimo epico da multi per salutarci il video, vediamo un po' se il video ci vuole bene. Da solo, proprio scam. E invece no, ultima multi con l'epico. Ok, vabbè, direi che questa pullata è andata benissimo, ragazzi. Veramente, le multi con l'epico sono state tante. Un Unshot, quindi va benissimo. Qualsiasi cosa ci sia qui. Altri 2 frammenti di Pumpkin. Un altro frammento di Pumpkin. E c'è anche un epico. Cioè, wow. Sono veramente contenta di queste multi. Scioccata, scioccobasita, ma contentissima. Ok. Vediamo dov'è. Dov'è il nostro epico? Altri frammenti di Pumpkin. 4 frammenti di Pumpkin in questa multi. C'è anche una Pumpkin finale? No. Herb Cookie. Ok. Ci sta. Per finire un Herb Cookie. Ok, le multi sono finite. Adesso ci vediamo nella sezione personaggi per andare a potenziare chi abbiamo trovato. Ed eccoci qua nella sezione delle promozioni dei PG. Sono scioccata di vedere la promozione qua su Pur Vanilla, non era proprio atteso. Ma prima di promuovere quello cerchiamo la nostra Pumpkin che abbiamo qua, che possiamo promuovere ad 1 stella. Ma non solo, perché con tutto quello che abbiamo trovato oggi possiamo permetterci la promozione anche alla 2ª stella. E il che è molto 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 buono. Sì. Bene, sono contentissima. Sono veramente contenta di averla trovata una volta tale da poterla promuovere al 2 e anche di avere comunque un po' di frammenti pronti da qui alla fine dell'evento. Forse, mettendo le mani avanti, riusciamo a portarla a 3 stelline. Vedremo, ma adesso godiamoci il momento che nessuno si sarebbe mai aspettato. Che è questo. Have anything to ask of me? Non ho parole, ragazzi. Non ho veramente parole. Sono scioccata in questo momento. Wow, sì, grazie mille per i suggerimenti. Ragazzi, che dire, questo video è stato epico.
epico per chi è arrivato fino a questo punto. Grazie di essere stati con me fino adesso, io vi ringrazio per la compagnia e vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella. Noi ci vediamo nei prossimi video a tema appunto Cookie Run per altre pull o qualche video un pochino più tecnico, fatemi sapere se li volete sotto nei commenti e nei prossimi video anche a tema Genshin e non solo. Vi ringrazio sempre per la compagnia, noi ci vediamo in live su Twitch tutte le sere dalle 21.15 in poi, escluso il giovedì e il sabato. Eccetto variazioni che per caso vi comunicherò nella sezione community o se no nel server Discord. Vi ricordatevi di seguirmi anche sugli altri social, su Instagram, ovviamente su Twitch e anche su TikTok e su Twitter per chi ce l'ha. Detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!